arrivati, se mai ti arriverà, se non ti arriverà, non so. Non so, in questo momento qui non mi è mai niente sfiorato, quindi il mio obiettivo, come quello di tutti i ragazzi, quindi molti sono come allenatori, insomma, in scadenza e quant'altro, è sulle partite, sulle gare, quindi tutte le altre cose sinceramente mi scivolano addosso e non mi hanno mai preoccupato, mai mi preoccuperanno. Devo pensare soltanto alla partita, quello che ho espresso il mio pensiero rispetto a tante altre cose, che sia un dubbio, e adesso conta soltanto fare bene domani e soprattutto poi sono tante gare che ci rimangono alla fine. Comunque è una volontà forte, penso, una volontà che può reggere anche eventualmente chissà quale, che ne so, stimolo. Ma le mie volontà sono le mie, poi ci sono tanti altri, sono tante cose che andranno prese in considerazione, quindi anche queste sono. Prima arriviamo al nostro traguardo, prima ci sarà modo di pianificare i discorsi personali, di squadra, di società e quant'altro. Salvo, Mister, giusto ti porto all'Inter. E... Sì, vabbè. Ti porto all'Inter. Nel senso, Mancini è subentrato e la società in qualche modo si è mossa durante la campagna, sì. Si è rafforzata. Secondo te, da fuori ovviamente, è difficile capire perché sta facendo peggio di Mazzarri. Ma insomma, si è rinforzata, però credo che come tutte le cose, come tutte le squadre, c'è sempre un periodo di adattamento. Non è facile così automatico come la maggior parte della gente pensa e crede. Poi c'è il campo, c'è un periodo di adattamento, di caratteristiche, bisogna capire tante cose. Quindi, poi a volte magari scattano dei meccanismi, delle chimie che magari vanno al di là di tante cose. Non è scattato e quindi quello che dicevo all'inizio anche Alessandro, continua, mantiene queste difficoltà che aveva fin dall'inizio dell'anno. E quindi non lo so se riuscirà, ripeto, a rimettersi in piedi e fare un finale di campionato. Mi auguro, ripeto, che questo accada, ma da domenica, non da sabato. Poi l'ho detto con Domini, nel senso, la stagione dell'Inter ti butta sempre cori quando giochi contro. E sei un allenatore da odio e amore, perché altre società, altre tifoserie ti versano cori, qualcuno anche però magari qualche coro offensivo. Bah, vabbè, ma penso che fa parte del gioco. Non è niente misura, quello che voglio dire. Bah, guarda, se devo essere, mi piace che sia così, o bianco e nero, grigio, che so i capelli di, non è che mi piace più di tanto, ma ripeto, sono due vite differenti. Io ho avuto la fortuna, poi sono bambino, l'ho già detto mille volte, lo ripeto per l'ultima volta, il bambino, il mio cuore è sempre stato nerazzurro, ho avuto la fortuna incredibile di giocarci, di vincere, quindi tante cose, quella è la vita. Adesso faccio l'allenatore e non ho mai battuto, mi piacerebbe, quindi il mio modo anche di essere grato e riconoscente a quello che è stato anche la fortuna, tutto quello che mi è stato passato sarebbe proprio quello di vincere e di fare una gran gara. Tante volte vedo giocatori così, che per rispetto e quant'altro, invece che sono completamente l'opposto. Mi piacerebbe esultare proprio in riferimento a quello che è stato la mia vita in azzurra e il mio cuore in azzurro.